Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di zucchine filanti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a dadini, formaggio tipo pasta filante, pan grattato aromatizzato, uova, olio, aglio, sale, pepe, prezzemolo e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il prezzemolo. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettiamo l'aglio e l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo le zucchine. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo cuocere per 15 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Adesso lasceremo raffreddare le zucchine. Per farle raffreddare più rapidamente, possiamo trasferire le zucchine all'interno di un contenitore. Le zucchine si sono raffreddate, aggiungiamo il formaggio tipo pasta filante. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi. A velocità 6. Aggiungiamo le uova, il pan grattato aromatizzato. Il trito di parmigiano e prezzemolo, il sale e il pepe. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, formiamo le polpette e paniamole nel pan grattato aromatizzato. Una volta formate le polpette andremo a cuocerle. Possiamo cuocerle in due modi, o in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti o in olio bollente sino alla completa doratura. Le polpette sono cotte. Andiamo a impiattare. Polpette di zucchine nella versione fritta e cotte al forno. Grazie e alla prossima ricetta.